Bene, cari amici, ci siete? Siete pronti per una nuova puntata di The Rock Band Mystery? Qui è tutto pronto per ripartire con un nuovo appuntamento anche questa settimana con la storia dei Jethro Tull. Siamo pronti? Sì! Eccoci in pista, bene bene bene, ciao a tutti carissimi amici web radio ascoltatori di Science Web Radio in www.sciencewebnetwork.it. Chi vi sta parlando è sempre il vostro Gianluca, che vi dà un calorosissimo ben ritrovato a tutti voi, un benvenuto, e naturalmente soprattutto a coloro che ci ascoltano per la prima volta, oltre a che un ringraziamento a tutti coloro che mi ascoltano e ci seguono e già ci conoscono. Grazie per essere qui con noi. Siamo giunti alla 70esima puntata dall'inizio di questa avventura assieme dall'anno scorso, dal 2012, e praticamente anche per quanto riguarda quest'anno, invece, questa seconda stagione, la seconda edizione, siamo giunti alla puntata numero 24, che va in onda questa settimana dal lunedì 5 agosto 2013 alla domenica 11 agosto 2013, in nuovi orari davvero interessantissimi ed importanti, alle ore 5 del mattino e poi alle ore 13, quindi all'una, all'ora di pranzo, ed infine alle ore 21, alle 9 di sera, in prima serata, praticamente quasi dopo cena. Quindi mi raccomando, questi nuovi orari, che sono le 5, le 13 e le 21, sono gli orari di The Rock Band History nella edizione completa, nella puntata praticamente tradizionale completa. E poi va sempre in onda, nuovissima cosa appunto, The Rock Band History in pillole, con i vecchi orari in cui andava in onda appunto The Rock Band History, ovvero alla mezzanotte, alle ore 6 del mattino, alle 12 e alle 18, dove potrete ascoltare in pochi minuti il sunto di quello che era andato in onda nelle precedenti puntate. A partire, c'è ancora in onda la primissima puntata per diverse settimane dove abbiamo parlato dei Dire Straits. Bene cari amici, torniamo quindi ai Jethro Tull, ma prima di procedere con i Jethro Tull, la quinta puntata appunto di seguito dedicata a questa band davvero eccezionale, vi voglio ricordare come al solito i nostri contatti dove poterci seguire, ascoltare e soprattutto appunto contattare, scrivere e farci sapere quel che volete. Allora, il sito www.sciencewebnetwork.it, importantissimo, e poi il blog www.sciencewebnetwork.net, dove il nostro mitico Science, sempre alla grande, segue tecnicamente queste cose, il grande ideatore, creatore di Science Web Network, cioè Science Web Radio e Science Web TV, e poi ancora la pagina Facebook, in Facebook con il nome Science Web Network ci troverete, e appunto come dico sempre, se vi piacciamo metteteci mi piace, che a noi fa piacere. E poi con Twitter ci potrete seguire appunto con il nome @Science, tutto attaccato minuscolo, ed infine su YouTube troverete le cose che il grande mitico Science carica per voi, e ci troverete ancora per il nome, con il nome, scusate, Science Radio, tutto attaccato. Ma ben presto, come già annunciato, che non sia una leggenda metropolitana, come diceva Luca, per il sito avremo anche noi il canale su YouTube oltre che sulle nostre piattaforme. E poi le caselle di posta elettronica info@science.com per il grande capo Science, Gianluca@science.com per chi volesse contattare il sottoscritto, per chi avesse una rock band o magari se avete delle proposte, richieste e quant'altro, e infine Luca@science.com, importantissimo, per chi volesse contattare il nostro responsabile organizzativo del palinsesto, anche per venire in diretta nelle puntate dei lunedì sera, che riprenderanno poi naturalmente dal mese di settembre come preannunciato. Anzi, scusateci se non vi abbiamo fatto sapere bene alcune cosette, dovevamo andare in onda con un'ultima puntata, poi purtroppo non c'è stata per motivi vari, e quindi per il mese di agosto, come preannunciato, salta, naturalmente chiude i battenti per dare una pausa estiva. Bene cari amici, riprendiamo allora con la storia dei Jethro Tull. Eravamo arrivati al 1970, dove vi fu pubblicata praticamente questa bella, diciamo così, questo bel capolavoro, fu pubblicato Live at Madison Square Garden del 1978, e poi arriviamo
passiamo a Stormwatch, che formò con Songs from the Wood e Heavy Horses la cosiddetta trilogia folk del gruppo. In Stormwatch il tema predominante fu il rapporto tra l'uomo e la natura, visto che un certo pessimismo naturalmente regnava in queste canzoni. E in particolare venne condannato il comportamento dell'uomo interessato soltanto alla crescita economica e anche a discapito soprattutto dell'ambiente, per l'appunto, nella fattispecie, senza pensare alle terribili poi conseguenze che questo avrebbe sulla stessa umanità. E qui niente di più attuale, pensate, dal 78 ad oggi non è cambiato nulla, anzi, io come dico sempre, peggio ancora, perché avremmo ancora più conoscenze e mezzi e quant'altro, eppure siamo ancora come 40 anni fa, se non peggio, a maggior ragione, perché non ci siamo dati da fare. E il titolo dell'album derivò proprio da questa idea. Sulla copertina infatti è visibile Ian Anderson che con un binocolo mentre guarda Watch, appunto, una tempesta, Storm, e quindi ecco qui il titolo Storm Watch in arrivo. E questa tempesta rappresenta ovviamente il risultato del disinteresse dell'uomo nei confronti della natura. Quanto avanti era questo messaggio e quanto veritiero poi si può dimostrare col senno e con la conoscenza di adesso, ma non ci vuole poi tanto a pensare quali possono essere le conseguenze se non si usa il buon senso, da buon padre di famiglia o da uomo appunto comune, ma non comune nel senso negativo, nell'accezione negativa, comune con la minima, diciamo così, ragionevolezza. E la registrazione del disco, scusate queste mie divagazioni un po' da predicatore moralista, no scherzo, però insomma mi pare di dire cose decisamente così condivisibili da tutti e anche abbastanza ben, basta, chiudo qui. La registrazione del disco fu segnata da un'atmosfera abbastanza cupa, dovuta ai problemi di cuore del bassista John Glasscock. Glasscock infatti poi morì il 17 novembre del 1979, giorno del compleanno di Martin Barre, mentre il gruppo si trovava a San Diego, tra l'altro, per un concerto. Dal vivo il ruolo del bassista poi venne affidato a Tony Williams prima e successivamente a Dave Pegg, futuro bassista poi del gruppo. E Stormwatch segnò la fine di un'epoca a causa della morte di John Glasscock, per l'appunto, e per la partenza contemporanea del gruppo del tastierista John Even, del batterista Barrymore Barlow e dell'arrangiatore orchestrale e tastierista David Palmer, storici membri dei Jethro Tull per tutti gli anni 70. Ed ora arriviamo al 1980 e vediamo il periodo che va dal 1980 al 1984. E gli anni 80 si aprirono all'insegna proprio dell'elettronica. Dopo la morte di John Glasscock, appunto il bassista come abbiamo appena detto, e l'abbandono di John Evan, Barrymore Barlow e David Palmer, come poc'anzi ho detto, nel 1980 la Chrysalis chiese a Ian Anderson di realizzare un album solista contenente alcune delle canzoni acustiche registrate durante gli anni precedenti. E tuttavia Anderson pensò che sarebbe stato più opportuno comporne di nuove, e fu così che iniziò il lavoro servendosi di Martin Barre alla chitarra e Dave Peggy per gli amici, al basso. L'idea di Anderson era però un album basato essenzialmente sul suono delle tastiere e dei sintetizzatori, ecco perché con molta elettronica, tipico proprio degli anni 80, dell'inizio proprio di quegli anni 80 che poi diedero un po' l'onda musicale di tutto quel decennio. Tuttavia decisamente rivoluzionario per quanto riguarda poi il disco e il suono classico proprio dei Jethro Tull. Fu così che decise di contattare Eddie Jobson, ex dei Roxy Music e di Frank Zappa, il quale portò con sé l'amico batterista Mark Cranney. Una volta finite le registrazioni, la casa discografica optò, al contrario di Anderson, per etichettare A, cioè A detta l'italiana, come il nuovo album dei Jethro Tull. Nel 1981 venne pubblicato il primo video della band dal titolo Slipstream. Fu un'opera alquanto originale che presentò alcuni pezzi storici della band come Sweet Dream e Too Old to Rock and Roll, Too Young to Die, sotto forma di video musicale e brani dal vivo registrati durante il tour di A con Ian Anderson e Martin Barre, Dave Pegg, Eddie Jobson e Mark Cranney. E qui arriviamo, esempio di ottima coniugazione tra musica rock, elettronica, folk e un po' di hard, fu l'album del 1982 The Broadsword and the Beast, appunto dell'82, anche conosciuto semplicemente come Broadsword, che vide l'innesto del talentuoso Peter John Vettese alle tastiere e di Jerry Conway alla batteria. Broadsword
fu un misto di sound elettronico e di strumenti acustici, punto di incrocio proprio tra i sintetizzatori dominanti nella musica degli anni Ottanta e lo stile folk che Jethro Tull ebbero nella prima decade e nella decade precedente. Il tour Broadsword and the Beast fu l'ultimo portato in scena con grande teatralità da parte dei Jethro Tull. E io vi dico, li ho visti un paio di volte dal vivo e sono davvero eccezionali. Come dicevo, Ian Anderson è un un folletto nel senso buono, c'è un cantastorie, una cosa eccezionale, con questa voce stupenda quando presenta le cose, con questo inglese comprensibilissimo, quasi da docente, dico io, universitario, bello, con un bel sound. E dicevo, appunto, il set completamente arredato per sembrare come una nave da pirati venne successivamente considerato da Ian Anderson alquanto sciocco, e come da lui stesso espresso nel 2005 nelle note della edizione rimasterizzata del CD. Quando nel 1984 uscì Under Ropes, i fan vennero colpiti da un profondo shock. Un album fortemente dominato da sintetizzatori e dalle programmazioni elettroniche di Pete Vettese, tra l'altro coautore delle musiche insieme a Martin Barre ed ovviamente a Ian Anderson, di cui le principali caratteristiche furono la totale assenza di un batterista sostituito completamente dalla drum machine e lo scarso utilizzo del flauto traverso e della chitarra folk, strumenti simbolo dei Jethro Tull fino a quell'epoca. E tutte queste particolarità lo differenziarono completamente dai lavori precedenti dei Tull e lo resero senza dubbio l'album dal sound meno Jethro Tull della band. La carenza poi di un batterista fu successivamente colmata durante il tour da Under Ropes con l'ingresso della band dell'americano Donny Perry. E anche per questa puntata è davvero tutto, cari amici, siamo giunti al termine, vi do appuntamento alla settimana prossima, grazie ancora infinite per averci ascoltato e per essere al mio ascolto. Vi esorto sempre ad andare a visitare il nostro sito, che è www.sciencewebnetwork.it, e scriveteci a info@science.com e gianluca@science.com. e per chi invece volesse andare a visitare la mia pagina Facebook, scusate, se faccio un po' di pubblicità o volesse contattarmi ancora un mezzo in più, per contattarmi direttamente andate appunto a ricercare Gianluca Mancuso e mettete mi piace se trovate la mia pagina, o chiedetemi pure l'amicizia e scrivetemi. Vi aspetterò davvero ben volentieri a braccia aperte, non concerte. Bene, vi do appuntamento, un buon proseguimento qui all'ascolto su Science Web Radio in www.sciencewebnetwork.it. Grazie a tutti e alla prossima, ciao!